Rispetto alle precedenti edizioni, quest'anno vengono coinvolte circa 1000 persone, tra volontari, più o meno 300, e studenti, altri 300, e circa un centinaio delle, tra istituzioni, tra comuni, prefetture, eccetera. E questo è anche un segnale che oltre alle istituzioni il territorio viene coinvolto molto di più. Abbiamo la partecipazione sulla cittadinanza, abbiamo incontri preliminari di formazione con la cittadinanza, perché vedete, ogni anno quando ci troviamo ad affrontare campo scuola basta svoltare e guardare indietro delle ultime due settimane e troviamo nuovamente dei morti, tutte le volte, e tutti per microcalamità. Vuol dire che manca la cultura di protezione civile, manca la percezione del rischio. Quest'anno il campo scuola ha delle tematiche specifiche sulla percezione del rischio e quindi direi che è un'ottima cosa. Il campo scuola è nato in forma itinerante su tutta la provincia. Ogni anno arriviamo in un posto nuovo, c'è una certa trafila da fare e le istituzioni si rendono conto dell'utilità, ma se ne rendono conto soprattutto quando il campo è finito, perché ci è capitato più volte in passato che dopo un'esercitazione al campo scuola ci sia stata una calamità reale e quello che era stato insegnato e imparato durante i campi la gente l'ha messo in pratica, quindi un ottimo risultato. In più quest'anno abbiamo il patrocinio della Camera dei Deputati e anche il Presidente della Repubblica mi ha dato un messaggio per il campo scuola. Siamo qui alla presentazione dell'esercitazione Albaretta 2019. Come sempre in questi casi è un incontro molto importante perché le esercitazioni sono il punto focale su cui possiamo testare i nostri apparati di protezione civile. È un momento formativo in cui vengono coinvolti tutti gli attori che possono provare e testare sul campo la loro esperienza e la loro professionalità e anche un momento di incontro tra tutte le organizzazioni di protezione civile. Per quanto riguarda la prefettura, noi siamo contenti ovviamente di questo genere di manifestazioni. Il nostro contributo, come sempre, è quello di coordinamento delle attività di soccorso ed emergenziale, che ci auguriamo ovviamente di non dover avere mai l'occasione di esercitare veramente.